Pace e bene, ben ritrovati a Connessi ma Liberi. Stiamo qui su una delle piazze più belle d'Italia, la piazza del Duomo di Lecce, e io approfitto per farmi un selfie. Sapete cosa sono i selfie? Sono gli autoscatto, una persona che si fa una fotografia da sola. È una moda che ha preso piede negli ultimi anni approfittando dei telefonini con telecamere. Ecco, io mi faccio un selfie. Ma come sarebbe bello invece approfittare delle persone che passano per chiedere a loro un favore, instaurare una relazione. Vedete, prima farsi una foto da soli poteva sembrare da sfigato, invece adesso è diventata una moda comune. Invece noi chiediamo, ecco, per esempio c'è un giovane che passa e io gli chiedo: scusa, potresti farmi una fotografia? Sì, prego. Grazie. Come ti chiami? Alessio. Alessio, e da dove vieni? Terlizzi. Ah, bene, da Terlizzi. Allora, vedi come approfittando di una fotografia io ho conosciuto questo amico e chissà che un giorno ci ritroveremo da qualche altra parte del mondo. Grazie. Ciao. Allora, anche farsi una fotografia, dicevo, può diventare il modo per instaurare relazioni. Non chiudiamoci in noi stessi, approfittiamo della tecnologia perché questa ci metta in relazione. Ecco, se io mi faccio una foto da solo e la pubblico su un social network, sicuramente i miei amici verranno a conoscenza di questo, ma avrò perso l'occasione di instaurare relazioni più ampie, non solo con gli amici che già ho, ma con altri amici in carne e ossa. Vedete, gli amici su Facebook, per esempio, si moltiplicano, ma non so con quanti di questi noi veramente abbiamo delle relazioni amicali. E invece stringere una mano, fare un sorriso, dare un consiglio a qualcuno, ricevere un indirizzo, ecco, sono tutte cose positive che anche la tecnologia ci aiuta a instaurare. Ci vediamo alla prossima puntata.